Fai che il tuo cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il tuo cibo. Bentrovati, oggi vi accolgo in un luogo straordinario, straordinario perché ricco di dolcezze, ricco di arte e non solo. Se voi sapete, ormai da diverso tempo, questa è la terza edizione di A Casa Tua, che dietro ad una ricetta, la realizzazione di una pasta, di una torta colorata soprattutto e decorata, non c'è soltanto la preparazione e la realizzazione in sé. Cerchiamo di darvi anche qualche altro spunto di riflessione e vorrei iniziare proprio con questa introduzione, l'introduzione poi del personaggio che vi presenterò tra pochissimo. Ascoltate bene, tante volte siamo affogati nei problemi quotidiani, piuttosto che in una voluttuosa ganache al cioccolato siamo costretti a digerire bocconi di amare ingiustizia, piuttosto che soffici morsi di plum cake. Proprio per tale ragione, convinti seguaci della filosofia del basta un poco di zucchero, abbiamo scelto di gioire con lo zucchero e di condividere i nostri dolci segreti con chi, come noi, ama le cose belle e buone della vita. Ed ora lei ha già indossato il suo grembiule, non ha ancora le mani in pasta, però sicuramente vi divertirete. Ve la presento subito, lei è Mara La Russa, Marus Cake. Buongiorno, grazie. Benvenuta. Mi posso grazie accomodare mille, nel prego, tuo mondo? Accomodati. Bene, benissimo, sono contentissima Mara di essere qui oggi. Ho avuto la fortuna di conoscerti qualche tempo fa e devo dire, dopo la mia grande amica che saluto, Giusy Reale di Rende, che anche lei si diverte un po' con il mondo delle torte decorate, devo dire che però tu, oltre a questa passione, hai anche costruito tutto il mondo che c'è intorno alla realizzazione. Assolutamente, quello che noi chiamiamo il magico mondo di Marus Cake. Marus Cake è proprio un punto vendita, di fatto. Assolutamente, un laboratorio. Sì, ma in realtà unisce anche poi la passione proprio per le realizzazioni di zucchero e quindi noi qui abbiamo il laboratorio per le creazioni di zucchero, abbiamo anche una sala corsi dove naturalmente insegniamo a chi ha la passione o anche soltanto il desiderio di provare a mettere le mani in zucchero e di divertirsi con noi. Organizziamo infatti corsi per bimbi dai 4 anni ai 12. Fantastico. Devo dire che sono dei corsi divertentissimi anche per me. Assolutamente sì, proprio oggi sarà una puntata dedicata ai bambini. Sì, i bambini. Perché tu ne hai uno poi soprattutto. Ho un bimbo quindi di 2 anni e devo dire che Ascanio, lo salutiamo. Eccolo qui, il piccolo Ascanio. Non è lui, lo rappresenta, perché lui adesso è dolcemente è il personaggio del momento per Ascanio, nella sua fase. Nella sua fase, sì. Dell'agente oso. Oh, benissimo, benissimo. Intanto si starà divertendo chissà dove, forse con la nonna. Sì, con la nonna. Bene, bene. Allora, Mara, io non saprei da dove iniziare. Cerchiamo di stabilire un punto di partenza e presentiamo intanto tra le tantissime lavorazioni che tu effettui qui nel tuo laboratorio. Mara, tra l'altro, è una cake designer, ma è anche un avvocato. Quindi unisce due passioni completamente contrastanti. E quando lei voleva dire siamo costretti a digerire bocconi di amare ingiustizia, sta bene. E perché la mia giornata si divide tra lo studio legale e il laboratorio di cake design. Dopo il tribunale, via 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 via, si tuffa nel dolce mondo della pasta di zucchero. Allora Mara, andiamo. Iniziamo. Intanto a inizieremo a con la realizzazione, sì, delle decorazioni e di biscotti. Naturalmente questo corso è fatto e creato su misura per i bimbi, quindi sono delle decorazioni che anche i bambini possono realizzare, magari coadiuvati da mamma e papà. Va bene. Perché dobbiamo dirlo, sono prevalentemente le mamme le iniziatrici, sì, allo zucchero e alla cucina, però devo dire che anche come il mio papà è vero, sono le mamme quelle che
vogliono vedere i propri bambini felici attraverso anche la cucina e spesso si trovano a dover far mangiare o magari a trovarsi in difficoltà nel sottoporre qualsiasi alimento, e questo potrebbe essere per esempio un modo per avvicinarli alla cucina. Quindi a Scanio, il suo primo anno, aveva già il suo mattarello e ogni bambino dovrebbe avere la sua attrezzatura. Iniziamo con le decorazioni di biscotto. Okay. Utilizzeremo al momento dei biscotti pronti. Sono dei biscotti classici, ma si possono utilizzare frollini. Sì. Di solito noi utilizziamo dei frollini semplici. Parlavamo prima di qualche ricetta sfiziosa o anche soltanto qualche ricetta un po' più che classica. Poi ci darai, perché tra poco vi sveleremo cosa racchiude il mondo di Marus Cake. Dovremmo avere a disposizione dei biscotti dell'amido o zucchero a velo, amido, zucchero a velo anche insieme, impalpabile, servirà appunto per far sì che la pasta di zucchero non si attacchi alle mani, della gelatina con l'alimentare, volendo si potrà utilizzare sia per attaccare delle decorazioni ma anche poi per unire la pasta di zucchero al biscotto. Okay, per vedranno. Incollarla? Assolutamente. Okay. Chi ha piacere può utilizzare anche delle gelatine aromatiche, tipo gelatine di albicocche, gelatina di arancia, sposano benissimo con lo zucchero. Ma dove si trovano tutte queste cose? Tutti questi ingredienti per realizzare? Da noi abbiamo tantissimo, o comunque anche capito, diciamo, si trovano qui, quindi avete la possibilità anche di prendere i prodotti che Mara poi dirà che vi serviranno per realizzare in questo caso i biscotti decorati per i bambini, ma nel caso di domani e poi di tutte le altre lavorazioni che fai, non solo parli e racconti su come si possono realizzare queste cose, ma dai anche la possibilità di venire ad acquistarle le persone con dei prezzi assolutamente anche, diciamolo, lo posso dire? Sì. Bassissimi, per quello che c'è in giro, perché un tempo costava un sacco ordinare queste da cose internet. Online. Io sono stata vittima degli ordini online. Appunto, e quindi ho saputo bene poi perché tu, la tua professione, tu sei avvocato, però che cosa fai in particolare? Io difendo i consumatori. Ecco, appunto, quindi. Rappresento un'associazione consumatori. Siete una botte di ferro. Quindi cerchiamo di tutelarci e di tutelare. Ecco, è un'imprenditrice, diciamo, un po' sui generis. Assolutamente, anche perché comunque mettiamo il cuore in tutto quello che facciamo. Assolutamente, se sei anche coadiuvata da Giuseppe Cotroneo, che è tuo marito. Da quanti anni? Stiamo insieme da 15 anni, sposati da quasi 9. Quindi siamo cresciuti insieme. Bisognava inventarsi un mondo di zucchero per stare bene insieme. Come dico sempre, mi supporta in tutto e mi sopporta anche. Ma credo che però sia reciproco. Direi che è reciproco, assolutamente sì. Bene, allora, cosa stai lavorando, Io sto Mara? Iniziando a lavorare una pasta di zucchero. Okay. Lavoreremo con una pasta di zucchero di tipo industriale. Io solitamente suggerisco sempre queste paste perché abbiamo tutti gli ingredienti per poterla fare: zucchero a velo, glucosio, il burro, la glicerina. Per chi ha problemi magari di intolleranze particolari, magari o problemi per aromi particolari, può realizzarla da sé, ma non avrà mai la consistenza e l'elasticità di quella di tipo quindi industriale. Questa è già pronta e colorata. Questa è già pronta e colorata ed è ottima questa già pronta colorata, perché per un solo motivo. Il motivo è questo: i colori scuri, tipo il rosso, il nero, il marrone, sono colori che richiederebbero un alto quantitativo di coloranti in gel. Ah, vediamo. Ecco. Quindi che cosa succede? Nel momento in cui dobbiamo prendere un colorante e utilizzarne tantissimo per tingere la pasta, la consistenza della pasta cambierebbe, certo. Diventerebbe troppo appiccicosa. Benissimo. Quindi per determinati colori io suggerisco sempre l'utilizzo di paste già colorate. Ottimo suggerimento. Partiamo da una coccinella, quindi per antonomasia sono colori scuri, utilizzeremo quindi nero, un colore pronto. Quindi la il coccinella bimbo classica. Si potrà divertire, come dicevamo. Iniziamo dal biscotto. Sì. Sarà sempre poi necessario mettere questa gelatina, la troviamo anche. Questa è gelatina. Sì, è gelatina in colore e in sapore. Anche perché già la pasta di zucchero, soprattutto questa, ha un aroma particolare perché è aromatizzata alla vaniglia e alla mandorla. Quindi mi permetto di dire questa qui. Annusa. Io la mandorla poi l'adoro. È profumatissima. Sì, sì, e sì, devo sì. dire che a Scanio, quando vede che io prendo mattarello e pasta, si avvicina al tavolo della cucina, mamma. E la manzucchia. E la manzucchia. Iniziamo a stenderla. Ok. Siamo coadiuvati da un mattarello in materiale plastico. Questi sono eccezionali. Io li suggerisco poi in generale in cucina perché sono facilmente lavabili. E poi?
E si utilizzano, sono versatili, perché si utilizzano per la pasta di zucchero. Ma sono anche molto più igienici, vero? Assolutamente sì, perché non sono di materiale poroso. Sì. Quindi si lavano facilmente. Si sta abolendo un po' l'utilizzo del legno. Sì, in alcune cose cucina. Assolutamente sì, perché inevitabilmente, per quanto sia naturale, però ha il contro che assorbe molto, è poroso. Sì, poroso e potrebbero insediarsi una serie di batteri, invece così. Anche il tappetino in silicone aiuta affinché, ecco, anche se la pasta è molto piccolosa. Questo tappetino di silicone è fantastico. Sì, è metrato per poter stendere le paste e la cosa meravigliosa è che, pur non avendo ancora utilizzato nessuna polvere per evitare che si attacchino, lo possiamo prendere. Benissimo. E quindi fantastico. Avete visto come con Mara è tutto semplice? Questo mondo che sembra anche un po' particolare, difficile, un mondo dove le tecniche sicuramente sono importanti, però basta seguire un corso solo perché tu sei capace, tu vai avanti tranquillamente. Io magari non ti preoccupare, no, non guardare i nostri amici da casa, concentrati sul tuo lavoro, porgi solo l'orecchio a me, così mi potrai dare supporto su quello che vogliamo lanciare anche come messaggio, perché è importante avvisare i nostri amici da casa che con un solo corso di quante ore? Dalle 4 ore in poi. Dalle 4 ore in poi tu riesci? Sì. A formare? Assolutamente. A dare le basi proprio fondamentali? Il nostro corso base dura 4 ore e consente di uscire già con una capacità di ricoprire una mini cake, di decorarla, quindi di colorare le paste, quindi imparare anche le tecniche di colorazione per le sfumature e poi di realizzazione di un piccolo modeling. Ad esempio in un corso intermedio già con 4 ore di tempo riusciamo a fare un orsacchiotto del genere, una decorazione bellissimo. Come questa. Bello, bellissimo. Brava, brava, brava. Poi la cosa importante è questa, che Mara ha pensato, Marus Cake, anzi voglio chiamarla così perché è così che si chiama il suo brand, che è un brand ormai che secondo me prenderà il volo, perché è una delle poche realtà, se non l'unica, che mette a disposizione non solo l'arte di una cake designer, ma voi potreste dirmi, ormai se ne trovano ovunque, però ognuno chiaramente ha la sua impronta, e Mara, oltre a fornire appunto le sue tecniche, ha messo a disposizione proprio tutto il bagaglio di conoscenze che ha in fatto di tecniche, ma anche di prodotti annessi. Quindi finito il corso, voi non andate a casa dimenticando tutto, potete prendere quei kit, non so, questi trovano questo kit che è praticamente la base, no? Sì, ha tutti i tools necessari per poter iniziare le decorazioni. Si chiamano tools, sono in inglese appunto, sono gli strumenti a palla, gli strumenti a taglierino, conchiglia, i tulipani, hanno tantissime funzionalità, poi molte si scoprono anche lavorando perché poi certo. Sono versatili, però devo dire che sono indispensabili per poter realizzare, ecco, un tramite modeling. Prendete il vostro kit e andate a casa a sbizzarrirvi e a rilassarvi, perché chi partecipa ai tuoi corsi? Cioè, partecipano tutti, donne e uomini indistintamente. Assolutamente, bambini, adulti, ragazzi, tutti coloro che hanno il desiderio di venire qui, isolarsi, ecco. Uscire un attimo dalla quotidianità. Diciamolo, non è la mera possibilità di imparare l'arte del cake designer, ma fondamentalmente vengono a rilassarsi e a divertirsi e ad evadere. Anche perché devo dire la verità, si creano poi dei veri e propri gruppi dei veri e propri gruppi, perché si rimane in contatto, poi c'è chi ritorna e frequenta magari diversi chi corsi, chi ti chiede ancora supporto, assistenza, no? Direi spesso anche il fine settimana, sabato e domenica. Ottimo, bene bene. Povera te, non so come farai a fare l'avvocato, a fare la cake designer. Io dico sempre che c'è chi va in palestra e cura un po' più il corpo. Io ho la mia palestra creativa e curiamo lo spirito. Penso sia un attimino meglio. Volevo tutto oggi una stratagemma per poter ricoprire della stessa misura. Noi abbiamo tagliato il primo cerchio rosso, stiamo tagliando un secondo cerchio nero. Facciamo una piccola sovrapposizione, così. Questo fa sì che noi, sempre con lo stesso cerchietto, riusciamo ad avere la stessa forma. Quindi noi cosa faremo? Avete visto come poi basta poco? Metteremo questo qui dentro. Ecco. Ok, perfetto. Noi tra poco andremo in pubblicità e abbiamo già praticamente realizzato un biscotto, io col pensiero, Mara con le mani e con il cuore. Ti sono vicina, però è questo. Ti sento, assolutamente. Incidiamo a metà. Incidiamo a metà
e la nostra cucinella sta prendendo forma. Anche perché con i bimbi non possiamo fare delle lavorazioni o degli elaborati troppo complicati. No, ma anche altrimenti... da casa c'è un sacco di gente che sta approcciando per la prima volta o comunque... ognuno di voi avete poi un modo per esternare questa passione diverso che comunque vi caratterizza, no? Un altro segreto, per fare i piccoli pois delle coccinelle possiamo fare delle piccole palline, per far sì che vengano tutti uguali possiamo utilizzare un classico beccuccio per sacca poche. Lo possiamo immergere. Anche questo attrezzo lo trovano qui? Sì. Questi sono tutti i beccucci che si utilizzano per la ghiaccia reale e che però possono essere versatili e utilizzati anche per qualcos'altro. Noi iniziamo anche perché faremo la nostra coccinella a 7 puntini, perché da quando ero bambina io ricordo che è quella che porta fortuna. L'unica coccinella che porta fortuna è quella che ha 7 puntini. Hai capito, mio regista? Ecco, è nato il 7, il 7 giugno il nostro regista, nonché mio marito. Quindi a breve la torta? A breve la torta, che realizzerai tu. Molto volentieri. E poi, oddio, il tema è veramente complicato perché ha fatto veramente di tutto nella sua vita. Ma un'impronta radiofonica gli darei, più benissimo, che televisiva, va benissimo, bene? Benissimo, un bel paio di cuffie. Sì, direi proprio di sì. Ti dicevo, Mara, spesso dentro casa mia si fermano spesso delle coccinelle. Intanto mi stai dando anche un dato, che il 7 è il numero delle coccinelle che portano fortuna. Quindi sette puntini solitamente si tengono molto 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 care. Io ricordo quando eravamo bambini, spesso capitava magari in piscina con i cuginetti, cosa succedeva? Cadeva la classica coccinella, quindi io, da amante degli animali, scappavo per recuperare queste povere coccinelle e non farle morire affogate. Quando ne aveva 7 era fortuna assicurata. Bellissimo. Per loro e per noi, ovviamente. Bellissimo, bellissimo. In tutto ciò stai scoprendo che, mi permetto di dirtelo, che noi abbiamo una gran passione per gli animali. Ecco, cosa fate per gli animali? Noi intanto abbiamo 3 cuccioli a casa. Come si chiamano? Aldo, che è un po' il primogenito, peloso, Sofia, la seconda, e Woody, il terzo. Se la contendono allora, Sofia? Assolutamente sì. Chi è fratello e chi è marito? Ma diciamo che con Aldo ormai c'è un rapporto storico, perché Aldo è il veterano, 9 anni, quindi è va bene. Un po' lui. Allora, occhietti e poi ce ne andiamo in pubblicità. Che dici, sì, ce la facciamo? Anzi no, andiamo in pubblicità, nel frattempo tu ti porti avanti con la realizzazione degli occhietti. Perfetto. Siamo, lo so, che... Volete sapere dove ci troviamo? Ci troviamo a Lamezia Terme, proprio nel centro di Lamezia Terme, la via proprio di preciso, aspetta che ce l'ho qui. Via Scaramuzzino 146, anche vicino al tribunale, perché tu sei un avvocato. Va bene, qui è tutto previsto e tutto organizzato alla perfezione. Vi aspetto qui tra pochissimo nel fantastico mondo di Maru's Cake. All for you cake. A tra poco. Bene, ben ritrovati cari amici dopo questi consigli pubblicitari che sono fondamentali per capire bene come acquistare e soprattutto dove andare a trascorrere al Borgo Santa Trada una bellissima serata o il vostro evento importante. Il Borgo Santa Trada poi, tra l'altro, tra poco vi dirò, vi ospiterà e vi farà assistere ad una serata che vedrà il re Bergamotto declinarsi dall'antipasto al dolce in un evento straordinario, e sarà il terzo premio del concorso che abbiamo realizzato per la terza edizione di A Casa Tua, ma vi darò contezza dopo e delucidazioni. Intanto la nostra coccinella portafortuna è pronta. Mara ha preso un po' di pasta di zucchero, giusto? Sì, in bianco. In bianco, e poi con lo stesso beccuccio. No, direttamente a mano. Direttamente abbiamo fatto 2 palline, le piccole occhietti. Sfere per fare gli occhietti e 2 piccoli puntini neri con la pasta per dare la pupilla. Benissimo. Una bocchetta sorridente. Sorridente sempre. Assolutamente, con un piccolo strumento. Ecco. E questo. Vedete? Che facilita l'utilizzo. La bocchetta. Ottimo. E il sorriso è assicurato. Ora prepareremo il maialino. Ok. Volevo far vedere, partiamo da una base bianca e un passepartout. Il segreto di questa pasta è che nel momento in cui si arriva ad avere questa consistenza,
Assolutamente elastica, vuol dire che siamo a buon punto. Bene. Quindi la pasta è pronta. Quindi bisogna anche lavorarla, vedete che antistress, che bellissime sensazioni che potete provare. Poi da stagione a stagione cambia, questo è già un periodo abbastanza caldo, quindi ogni tanto mettiamo un po' di amido per far sì che non appiccichi. D'inverno si lavora con fatica. Okay. Infatti chi viene ai corsi nella prima parte suda, perché si stanca. I crampi. Dobbiamo fare il rosa maialino, allora potremmo utilizzare il classico colorante in gel, ottimo. Noi vogliamo ottimizzare. Ottimizziamo. C'è rimasto un pezzetto di pasta rossa dalla nostra coccinella, non la buttiamo. Sappiamo bene che il rosso e il bianco vanno al rosa. E quindi possiamo utilizzare questo escamotage. Wow. E riprendere a impastare, ovviamente. Che bello, che bello. Senti, ma questi sono soltanto dei piccoli campioni di quello che tu riesci a realizzare, a far realizzare durante i tuoi corsi a tutte le persone che vengono ad imparare un po' la tua arte, l'arte del cake designer, ma la nostra cake designer è lei, chiaramente. Ma quanto tempo occorre, quindi, dicevi? Allora, dipende dal tipo di realizzazioni. È logico che le realizzazioni in 3D, quindi che hanno un... In 3D? Sì, tipo queste qui su, quindi hanno uno sviluppo tridimensionale, anche in altezza, richiedono maggior tempo. Questo perché per creare delle solide basi, a supporto magari di una testa, le gambine, un busto, devono asciugare, perché se noi poggiamo una testa pesante su un corpo ancora molto morbido, corriamo il rischio che si affloscia e si deformi. E invece si potrebbe in un certo senso preparare le diverse basi e poi attaccarle? Sì, già bisogna avere un'ottima prospettiva, perché altrimenti non si ha la proporzione. Ah, ecco. Perché bisogna far sì che le gambe siano proporzionate al busto e che assemblandole abbiano una posizione naturale. Certo, e questo sicuramente sarai in grado di farlo solo tu. Certo. Assolutamente, con i corsi si può imparare, ma anche tutto. Perché l'importante poi fondamentalmente è divertirsi. Se ci si diverte viene tutto bene, anche quando non è perfetto. Va bene, so che da casa i nostri amici vorranno avere la possibilità di contattarti anche personalmente. Tu hai diversi riferimenti, tra questi www.maruscake.it, il tuo sito internet, ma anche su Facebook sei presente. Sì, sia con la mia pagina personale Mara La Russa che con la pagina Maruscake. Lamezia Terme. Reperibili 24 ore su 24. 24. Invece questo bellissimo laboratorio, dove non solo svolgi i corsi, cosa fondamentale, quasi unica, direi quasi, perché noi in realtà abbiamo fatto delle ricerche per vedere se c'è qualcun altro che ha realizzato la tua stessa idea, ma non ci siamo riusciti, magari ci sbaglieremo, però intanto vi posso dire che qui non si realizzano soltanto corsi, quindi c'è un laboratorio, ma c'è anche un punto vendita, diciamolo, dove potete trovare tutto quello che avete messo in pratica durante il corso. E non solo. Sì, perché tutto è nato dal desiderio di avere a disposizione tutto quello che poteva servire. E sa che chi ha approcciato a questo mondo diversi anni fa, non solo economicamente, era proprio un massacro, ma proprio a livello di disponibilità e reperibilità. Bisognava aspettare 15 giorni con ansia un pacco perché arrivasse. Invece adesso è possibile, insomma, dietro l'angolo trovare tutto, comunque tutto quello che serve, che può servire per realizzare una torta e al contempo anche per decorare. Che insomma anche l'occhio vuole la sua parte. Bene, quindi oggi con questa puntata dedicata ai bambini e come guarnire un biscotto di questo diametro è consigliabile, perché poi sono anche abbastanza grandi, insomma viene fuori un bel disegno. Sì, possono farsi frolini di tutte le forme, da qui può venire fuori un fiore, piuttosto che con i classici tagliabiscotti a forma di cuore, fare anche dei Abbiamo cuori. Abbiamo poco tempo, non mi dire queste cose, io vorrei far vedere tutto ai nostri amici da casa. Possiamo utilizzare lo smoother. Questo spalma fondente o anche smoother serve per livellare la pasta. O per farla appiccicare. Esatto, è bravissimo, torta. Infatti proprio per questo e per far sì che si tocchi il meno possibile. Quando si può, meno la si tocca, meglio è. Sì. Continuiamo. Sono curiosissima di vedere le orecchiette nel naso. Se è vero che del maiale non si butta nulla, questo proprio neanche i peli ha, per cui... Assolutamente. Bellissimo. Viene digerito in un sol boccone. Bene, domani vedremo invece, Mara, una novità in campo di cake design. Cosa? Lo vogliamo anticipare? È qualcosa di... Sensuale? Assolutamente sì. Non è... Per i bambini, abbiamo preso l'altro. Oddio, possono sempre mangiarlo, però sì, diciamo possono che possono mangiarlo, ma indossarlo poco. Sì.
Okay. Alletta molto gli adulti, uomini e donne. A conoscerti prima, il giorno del mio matrimonio, mannaggia. Tuo marito avrebbe gioito ancora di più. Avrebbe gioito ancora di più. Sono andata sugli ortaggi, poteva andare sul pizzo che io assolutamente adoro. In tutte le versioni, in tutti i colori. Cosa c'entrerà il pizzo in tutto questo? Non lo so. Domani sintonizzatevi come sempre ai soliti orari e vi ricordo intanto, cari amici, per rivedere questa puntata, per avere ancora informazioni su e rivedere soprattutto come ha realizzato Mara, perché sono sicura che qualcuno di voi con i vostri bambini, sia il papà che le mamme, potrebbero trascorrere allegri pomeriggi o allegre mattinate insieme in modo divertente, assolutamente anche gustoso, delizioso e in modo da allontanare anche lo stress che ahimè incombe più che mai. Come? Andate sul nostro sito www.acasatua.tv, scrivete a redazione @acasatua.tv oppure chiamate al numero verde 888 335. Maruscake invece www.maruscake.it, all for you cake, perché qui c'è tutto per le vostre torte, dalla tecnica alla realizzazione all'acquisto dei prodotti che sono attinenti e che ci servono per realizzare poi dalla cosa più banale, vero Mara? Assolutamente, dal biscotto decorato ai ciuffi di panna anche. Ma la cosa carina è che poi ogni sabato noi cerchiamo di portare una novità e quindi forniamo a tutti i clienti che vengono in negozio la ricetta del sabato. No, io non mi dire, questa è una tra questa, le tante. Questa è l'ultima, le crostatine del primo sole, che è una gelatina, una classica frolla con crema frutta e con una gelatina particolare, tutta glitterata. Fantastico, devo dire, avete pensato veramente a tutto, tu supportata anche da Giuseppe Cotroneo, che è il tuo fedele marito. Sì, quindi, la mia spalla. La tua spalla. Io qui ho, tra tutti i prodotti che avrei potuto portare, fondamentale per noi è sempre assumere la nostra buona dose di pomodoro di passata, salsa da nunna, che tu Mara conosci benissimo. Ottima, la prendo al Carrefour. Al Carrefour, che tra l'altro è il nostro supermercato di fiducia, poi l'ipermercato Due Mari. Tu sai, ti devo aggiornare su una cosa importantissima, perché per il decennale dell'apertura del centro commerciale, cosa hanno pensato bene di mettere in palio la direzione del centro commerciale con la proprietà? Una casa. Ho visto i manifesti. Pronti al trasloco. Sì. Avete 6 mesi di tempo per acquistare di tutto e di più. Mettete da parte dallo scontrino per il caffè alla spesa del Carrefour, anche penso alla ristorazione, mi devo informare meglio. Raggiungete una spesa di 250 euro e chiedete la cartolina. Ogni cartolina di 250 euro con scontrini cumulativi da qui ai prossimi 6 mesi vi darà la possibilità di mettervi a gareggiare con tutti gli altri consumatori e con tutti gli altri clienti del centro commerciale I Due Mari, che poi tra l'altro è un bel vedere perché c'è proprio di tutto. Ma ritornando al nostro olio extravergine d'oliva, visto che tu sai che io sono una promotrice della dieta mediterranea, del buon mangiare insieme a te, e tu non sei solo brava a realizzare fantastiche cose con la pasta di zucchero, ma sei anche un'ottima cuoca. Adoro cucinare salato e dolce. Da quando nasce e come nasce questa passione? Diciamo che io sono cresciuta in cucina, la mia stanza è stata sempre abbastanza vuota, la mia cameretta, perché io la cucina invece studiavo in cucina, ho fatto tutto il percorso sempre in cucina, quindi inevitabilmente questo ha fatto sì che questa passione crescesse, sì, assolutamente, soprattutto grazie a mia madre che mi ha sempre coinvolto in ogni preparazione. Sarà felicissimo il nostro Giacomo Muraca da Sarsa da Nunna nel sapere che io, per il mio spuntino, erano le farfalle, che chiamavo gnocche, le gnocche. Sì, a un certo punto avevo fame di pomeriggio, invece mangiare la qualsiasi cosa, io dovevo realizzare le farfalle che mi mettevano già allegria di suo, con la salsa da nonna, la salsa della nonna che facevamo con la nonna, che non era ancora la tua Giacomo, ma adesso ormai con la tua mi posso anche fermare nel realizzare la salsa artigianale perché ce l'ho già bella che è pronta, poi non ho più tempo come una volta. E realizzavo con questa passata di pomodoro, un po' di basilico fresco, queste farfalle, per cui ritorna tutto, avete visto? Ritorna tutto. Poi a 30 anni sono qui a raccontarvi, a promuovere della dieta mediterranea che comunque era già dentro di me da chissà quanto tempo. Per ritornare all'olio extravergine d'oliva, ti ho chiesto non a caso le crostatine del primo sole, perché Mara? Perché noi possiamo fare la frolla delle nostre crostatine, ad esempio, con dell'olio d'oliva.
molti frollini sostituirla al burro. Sì. C'è chi magari non sopporta il burro, lo trova troppo grasso, troppo bagnato, soprattutto non ha grassi, e non genuino assolutamente nobili. E quindi sostituire nella frolla, piuttosto che il solito burro, un ottimo olio d'oliva. Ecco, io te lo lascio 100% Carolea. Stati tra l'altro una realtà La Medina, per cui siamo un'ottima in casa. Realtà, la un'ottima Medina. Realtà che ci rende fieri in tutto il mondo, sia per la produzione di oli extravergine d'oliva 100% Carolea e sia per la produzione dei vini straordinari, dall'Arvino al Gaglioppo, al Greco, il Bianco, che poi è stato scelto anche dal Consorzio delle Mozzarelle di Bufala, proprio perché sembra essere il vino che si sposa benissimo con la pizza, che è un alimento assolutamente straconsumato. Cosa stai facendo? Anche abbiamo messo un po' di farlo al nostro maialino. È una maialina, allora, sì, una maialina. Sì. Allora, voi non vi siete persi nulla, immagino, giusto? Mara, io ti devo chiedere brevemente, ad esempio, se noi volessimo realizzare questi confettini per la nascita, come dobbiamo fare? Allora, ve lo faccio vedere in diretta. Sì, faccelo vedere, È semplicissimo. Su una qualsiasi base di confetto, l'importante è utilizzare della buona sempre pasta di zucchero, farla asciugare, preparare delle mini scarpine. Il segreto qui è avere molta manualità e molta pazienza, perché sono cose piccolissime. Guarda, cerca di realizzarlo qui, così le nostre telecamere. Sì. Vuoi un confetto anche, forse? Allora, te lo vado a prendere io. Grazie. Così sul finire di questa puntata cerchiamo di accontentare anche le donne che sono in attesa di un maschietto, di una femminuccia, chi lo sa. Pensiamo a tutti, abbiamo pensato ai bambini che sono già nati e pensiamo anche a quelli che stanno per nascere. Grazie Mara, quindi, per questa bellissima mezz'ora. Credo che abbiamo sforato anche oggi un po', ma chi se ne importa. Ecco il tuo confettino. Qui faremo un tono su tono. Sì. Mettiamo giusto un po' di gelatina alimentare. Ok. Mettiamo la nostra per le bambine che adorano il rosa. Queste saranno rosa su rosa, ma possiamo sbizzarrirci, come vedi, con le scarpine bianche piuttosto che le scarpine celesti se un bimbo. Poi applichiamo questo mini pallino qui. È un lavoro di precisione. Bene, bene, domani vi darò anche qualche ricetta di Mara, ma intanto, cari amici, mi preme ricordarvi come partecipare. Mara, anche tu so che vorrai realizzare una torta al bergamotto. E io credo che con la torta al bergamotto tu avrai proprio le possibilità, tutte le possibilità per aggiudicarti uno dei tre premi. Come dovete fare? Ormai lo sapete, ma io ve lo voglio ripetere. Andate sul sito internet www.iprodottidelsud.it, scegliete quale prodotto al bergamotto stuzzica di più la vostra fantasia, pensate ad una ricetta, realizzatela per vedere se è veramente buona, e poi inviatemi tutti gli ingredienti a redazione @casatua.tv. Verranno scelte, selezionate le prime tre ricette più gustose, quelle più innovative, quelle che avranno un quid in più, non si sa. E che cosa vincerà il primo premio? Sì, una creazione realizzata dal maestro orafo Gerardo Sacco con tema bergamotto. Il secondo premio, un weekend al Grand Hotel de la Ville, dove tu, Giuseppe e Ascanio potreste andare a ristorarvi un po', perché lì si prenderanno cura di voi. Perché no? Oh, non di meno, una cena degustazione in un evento straordinario che si terrà al Borgo Santa Trada al Pilone. Per cui concorrete tutti. Le nostre scarpine sono pronte, parteciperò anch'io sicuramente. Sì, bene, allora con te nel tuo fantastico mondo, nel mondo di Marus Cake, dolcissimo e super professionale, diciamolo anche. Grazie. Ci ritroveremo domani con tutti quanti voi, sempre più o meno alle stesse ore. E poi Mara, ricordiamo al volo ancora qualche riferimento: www.maruscake.it. Pagina Facebook Marus Cake o la personale Mara La Russa. Benissimo, noi continueremo il nostro viaggio dolce insieme a Mara e con voi ci ritroveremo domani. Tante cose buone a tutti da mangiare. Mara, cosa mi fai vedere? Che altro animale? Adesso potremmo pensare di fare dei marshmallow, abbinare ai biscottini. Marshmallow tra me e lei, domani.